Ciao ragazze. Ciao ragazzi. Questa è Cross Generation, la radio di Crossing TV. Cross Generation è un esperimento della redazione di Crossing TV, la prima web TV fatta da giovani e più giovani. Siamo ospiti di Radio Città del Capo, che potete ascoltare e seguire tutti i giorni all'indirizzo www.radiocittadelcapo.it. Porteremo in studio le Cross Generation, le generazioni che senza timore si attraversano, si incrociano e si mixano fra vite, culture e sogni differenti. Musiche, passioni, sentimenti e molto altro ancora passeranno da questi microfoni. Ciao a tutti, qui è Cross Generation in onda su Radio Città del Capo. Oggi siamo qua con Luca Lambertini. Luca ha 20 anni, è di Bologna ed è iscritto all'ultimo anno dell'Istituto Aldini Valeriani. Ciao Mattia, sono Luca Lambertini, ho 20 anni, sono bolognese doc, nel senso che la mia famiglia è sempre, cioè, erano tutti bolognesi. E frequento l'ultimo anno all'Istituto Aldini Valeriani. Le mie passioni sono ad esempio i motori, mi piace tutto quello che corre. Perché... Questa frase l'hai presa da un film, esatto. Di la verità. Certo, chiaramente l'ho presa da Fast and Furious. Ecco, mi sembrava di averla già sentita. Beh, tutto quello che corre, insomma, c'è qualcosa che corre di più e qualcosa che corre di meno. Dai, esprimiti. Questo è vero, ad esempio ho una passione particolare per le Alfa Romeo. Io ad esempio ho un Alfa Mito, che è una delle macchine più belle che ho mai avuto. Quanto ci hai messo per ottenerla? Molto tempo. Perché oltre a costare un sacco di soldi, insomma, una macchina già di un certo tipo consuma? Abbastanza. Senza GPL è un problema. Sì, immagino. Benzina, quindi. Yeah, sì. Ma macchine solo quattro ruote o anche le due ruote? Ma la mia passione è più che altro per le quattro ruote. Però dai, cioè, se guido una due ruote, cioè, mi dà comunque una certa adrenalina. Per passione prendo, cioè, vorrei prendere tanti tipi di patente. Ah, cos'è, una collezione come le figurine? Sì, esatto, poi le metto in casa, le appendo e poi ad esempio ho preso, allora prima ho preso la B, poi ho preso la 2 per guidare appunto più dei 125, cioè dai 150 ai 500 circa. Okay. Quando avrò 21 anni si viene trasformata, diciamo, già nella 3, che consente di guidare qualsiasi veicolo a due ruote, dalla moto di Valentino al cinquantino con due cavalli. Poi mi piacerebbe prendere la patente nautica per poi comprare la moto d'acqua al mare, insomma, per fare un po' così il gallo, no? E brevetto poi... di pilota, niente? No, il pilota... Niente. No, di aeroplani no. Ah, ok. Non mi interessa. Poi ho fatto... Recentemente ho fatto un corso di guida evoluta. Sarebbe? Praticamente è un corso che ho fatto a Parma, autodromo, dove ti insegnano praticamente a guidare un po', diciamo, spericolatamente. Comunque io scrivo, cioè, su, potete trovare, c'è un piccolo blog su www.crossingtv.it, dove appunto ho, diciamo, raccontato un po' la mia esperienza a questo autodromo. Beh, dai Luca, sei uno che cerca emozioni forti. Quando ti sono nate queste passioni? Quando eri piccolo, scommetto che sbavavi dietro a quelle belle pubblicità della macchinina della Pec Perego. Beh, in realtà quando ho preso la patente B mi sono reso conto che mi piaceva molto guidare. Proprio avevo una passione, come... Perché la macchina, cioè, oltre a essere, sì, ok, è un mezzo di trasporto, può essere bello, cioè, può andare veloce, però è anche un modo per viaggiare, vedere cose nuove. C'è una poetica dietro tutto questo. Sì, chiaramente. Quasi futuristica, potremmo, esatto, dire. Poi, insomma, questa protesi meccanica, questa macchina è anche un sistema, no? Alcuni dicono per compensare anche... No, ma non è il mio caso. Beh, buon per te, insomma. Tu sei di Bologna, no? Allora, da Bologna, la tua città, da, ci hai detto, tutta la vita in pratica. Come, volevo sapere come ti trovi qui, se cosa vedi di questa città che gli altri magari non vedono, cosa apprezzi di questa città che altri non apprezzano e che cosa non ti piace della città? Beh, io intanto praticamente, essendo sempre abitato al quartiere Lame,
e bazzico principalmente lì insieme ai miei amici, così. Bazzico? Bazzico. È italiano? Sì. Ah, ok. Vai, vai, continua pure. Ma Bologna mi piace perché comunque, essendo una città universitaria, se così si può dire, e è bello perché, cioè, si conosce sempre gente nuova, perché ci sono gli studenti da altre città che vengono appunto qua a studiare, quindi c'è più occasione di conoscere gente nuova. Ma c'è qualcosa che non ti piace della città? Non la senti magari cupa, opprimente, che non so, piove troppo? No, più che altro preferirei che ci fosse un pochino più... Cioè, il problema è che magari alla sera non si sa sempre che cosa fare. Cioè, è chiaro che c'è sempre il cambio di gente, però se non hai, ad esempio, feste o iniziative, cioè, non... È difficile sapere, cioè, trovare qualcosa da fare. Ma pensi che le iniziative manchino alla città? Siano le persone a cui manca l'iniziativa, a cui manca l'occhio per cercarle queste iniziative? Penso che ci siano molte persone che pensano che, loro hanno il loro gruppo e, cioè, non fanno entrare altre persone. Cioè, pensano che, non so, debbano mantenere una certa linea, come. Invece io sono più per, cioè, se meglio più siamo, meglio è. E quindi... Sì, insomma, contro le persone chiuse l'importante è guardarsi attorno, dici. Sì, cioè, non mi piace, cos'è, devo mantenere il mio gruppo intatto per cosa? Il gioco del se fosse. Ecco, se tu fossi una macchina, per esempio, che macchina saresti? Sarei un Alfa Mito. Se fossi un animale? Una volpe. Ok, ecco, se fossi un periodo storico, che periodo storico saresti? Rinascimento. Ah, pensavo al paleolitico. Se fossi un attore famoso, che attore saresti? Harrison Ford. Va bene, ragazzi, dai, vi salutiamo. Saluta Luca. Sì, saluto tutti gli ascoltatori e in particolare la mia ragazza che è a casa e i miei amici. Che carino. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, bocca al lupo a tutti. Avete ascoltato Cross Generation, la radio di Crossing TV. Questa puntata la potete ascoltare su www.radiocittadelcapo.it e vedere su www.crossingtv.it.